e qua che mi disse sempre che a volte non si lese bene. Spero di aver fatto bene. Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati, sempre in ottima forma, spero, pronti ad imparare oggi qualcosa, perché oggi vi dico subito, è una puntata didattica, per cui abbiate pazienza, ma è così. Perché vedete, leggere il dialetto non è come scrivere o parlare. Eh? Scrivere in dialetto è difficile e io faccio queste lezioni proprio per abituarvi a scrivere. Allora, nei giorni scorsi mi è capitata una mano una poesia e ho cominciato a osservarla. E devo dire che... Allora vi presento alcuni versi, poi gli altri li vedrete sul teleschermo. No? Vedete, en dei porteghi, en l'estale, gherai angioleti con le ale. Ecco, vedete, angioleti, ma comunque in dei porteghi, devo dire che qui siamo a posto, ha messo una bella O aperta, in dei porteghi, ma in l'estale, eh, ma non sta, el, sta per, e in l'estale, quindi questa e va staccata, e in l'estale, ma ci va l'apostrofo, quindi vedete, in dei, portoghi, dei e in l'estale, Ecco, e poi trovo questo accento sulla A, ma qui non serve l'accento assolutamente. Stale è stale, non è che si legge stalè. Ghera, ecco, su Ghera devo dire che sapete che la discussione in, a livello dialettale è molto eh, complicata. Io potrei anche lasciarla, anche se molti preferiscono fare il solito discorsetto dell'apostrofo. Così. Ecco, ma alcuni preferiscono tutta la parola unita con l'accento aperto sulla E. Ecco i angioletti, ecco qui è stato messo un apostrofo, ma qui per me è un errore di battitura. I angioletti, non è che c'è l'apostrofo a indicare che è caduta qualche lettera. Ecco, se io dovessi leggere come è scritto qua con l'accento aperto sulla O, dovrei dire angioleti, ma è angioleti allora in questo caso se proprio vogliamo mettere l'accento, ma potrebbe anche non essere necessario, angioletti, accento sulla E, accento tonico che diventa fonico chiuso, angioletti, non angioletti. Beh, coleale invece chiaramente è scritto corretto. Questo per dire che oggi appunto vi presento alcuni versi scritti appunto in modo scorretto, che io adesso andrò a correggere. Naturalmente voi vedrete prima i versi scorretti e poi, evidenziati, vedremo magari se metterveli in eretto, i versi corretti. Allora, andiamo. Attenzione al vers, ai versi sbagliati, scorretti. L'era bel e tut naturale che il pareva celestiale. Beh, qui devo dire che c'è solo una cosa, che è quel tut accentato, che non serve metterci l'accento tut, eh, si pronuncia tut poi per il resto è regolare quindi l'era bel e tut naturale che il pareva celestiale, andiamo avanti le fiacole in le illumineva la nef leggo nef perché vedete ce l'hai aperta e in banda alle strae allora le fiacole va bene così ecco Fiacole empizzae, vedete c'è lo sconto fra la E di fiacole e la E di empizzae, e quindi la seconda E cade, quindi le fiacole empizzae, ecco, empizzae però doppia Z perché è una Z dura, empizzae, e va benissimo l'accento sulla A. L'enlumineva è scritto correttamente, ecco, la nef non è la nef, quindi ci va l'accento sulla E sicuramente, ma è un accento chiuso. En banda, alle strae, e qui mi pare che sia corretto metterci un bel accento sulla A. Attenzione, en mez al fem col bo e la senel, ghera i pastori e le pastorele, che con San Giuseppe i vardeva le stele, le stele, eh, vedete, allora, en mez. io ho sempre detto che preferisco metterci la doppia Z, proprio per quel discorso di prima della Z forte, dura, al fem, beh, qualcuno mette l'accento sulla e chiuso per non dire fem, però non è obbligatorio, e mezza al fem col bo e la senel, qui è scritto correttamente, ecco, ghera, ve l'ho già detto prima, alcuni preferiscono mettere l'apostrofo dopo l'H, h, ghera i pastori e le pastorelle. che con San Giuseppe, ecco, il solito discorso sui nomi propri, sui toponimi, San Giuseppe in dialetto è meglio metterlo, scriverlo con la doppia P o con una P ecco, io ho preferito in questo caso metterci la forma dialettale che con San Giuseppe ivardeva, ecco, le stele eh, no quindi le stele o le stele chiaramente sono le stele perché le stelle sono i ciocchi di legna quindi guardavano le stelle quindi bisogna metterci una E chiusa andiamo avanti per vedere il bambinello e la Madonna gli è venuto perfino da Roma. Quei de Villa Lagarina gli è arrivato in momento prima. Può averla e su d'arco perfino da riva con poca fatiga. Ecco, per vedere, ve, ecco, vedere in italiano, in dialetto diciamo veder. Per veder, allora dobbiamo mettere un accento tonico che diventa fonico chiuso sulla prima E. Per veder, non per veder. Ebbè, Bambinel è meglio scriverlo maiuscolo perché Bambin Gesù, Bambinel perfettamente corretta la forma, vedete la E finale con l'accento aperto, e la Madonna, Ie, yeah, Venui, ecco io ci metterei un accento sulla U, Venui, Perfin, ecco Perfin con la N, Perfin con l'accento sulla I, da Roma quei de vila, ecco anche qui la forma dialettale con un L, vila la garina, ye arrivai en moment prima. Po, ecco qui c'è l'accento po, invece ci va l'apostrofo perché sta per poi. Po da verla e su d'arco, per fin anche qua, vedete, prima era stato scritto perfim, bisogna decidere o perfim con la M, con la M di Mantova o per con la N di Napoli quindi in questo caso ha preferito l'N di Napoli, quindi per fin da Riva con poca fatiga e questa è la prima parte, andiamo avanti. E la cosina se sentiva scoppietare il foc che ardeva sul fogolar. Ecco. Beh, en la cosina va benissimo, se sentiva, ecco, scoppietar, vedete? È stato messo l'accento sulla A finale, ci può stare, eh? non è un errore, anzi, assolutamente Fox dice che non ci andrebbe messo, però su tanti dizionari dialettali l'infinito del verbo viene spesso accentato, quindi lo lasciamo. E il foc, vedete, bello, accento aperto. Ecco, vi dico subito che Fox direbbe che qui foc dovrebbe avere l'h, proprio per dire la c, non la c. Floriani sapete che invece non ci mette mai l'h, quindi lasciamo alla floriani, però l'accento aperto che ardeva, ecco, vedete, nella forma sbagliata c'era ardeva, con la E aperta invece è ardeva, con la, e, con la E chiusa, sul fogolar chiaramente senza accento, come abbiamo detto prima, scopietà. Però se ci fosse l'accento su scopietà, ar, e su ar di fogolar, non ci sarebbe nulla da dire. Andiamo avanti, vediamo ancora le forme scorrette. Intanto che il el bepi elfileva il el cortel per tagliare le mortadelle sul tabiel, la fiorella il pan de mol che la impasteva e la rosella al vin brulee, per tutti la preparava. Ecco, attenzione, qui ci sono tante cose da dire. Allora, intanto, ecco, siccome sta per intanto andrebbe tutta una parola. Intanto, che il bepi va, va benissimo, però vedete, c'è la i e la E, bepi e il fileva, allora sarebbe bello dire entanche il bepi il fileva e quindi cade la E. Stessa cosa, ma qui ha fatto correttamente, non il cortel, ma che fileva il cortel, quindi non c'è la E, è il cortel perché c'è la A. cortel naturalmente con la E aperta, non cortel ma cortel, per, ecco, ha messo l'accento sulla prima A, per tagliar, eh no, è per tagliar se proprio ci mettiamo un accento sulla seconda A. Poi le mortadelle, ecco, vi ho detto che nel dialetto molti raddoppiamenti se ne vanno, in questo caso, mortadelle, le due L diventano una, le mortadelle, sul, ecco qui c'è una cosa curiosa, che l'ho trovato in certi autori, non capisco, tabiel, ci sono addirittura due accenti, sulla A, ma io penso che sia un errore di battitura, eh, dalla fretta, ma... E sulla E. Naturalmente tabiel, sentite l'accento della voce cade sulla E. Per di più è E, è, tabiel, non tabiel. Quindi l'accento sulla E che diventa accento fonico aperto. La fiorella, il pam de molche. L'ampasteva e la rosella, il vin brulé per tutti. Ecco, tutti non ha bisogno di un accento, tutti e tutti. Ecco, la preparava. Ma non fa rima con empasteva, lo bisogna decidere. La fiorella al pan de mol che l'impastava e la rosella al vin brûlé per tutti la preparava. Oppure la fiorella al pan de mol che l'anpasteva e la rosella al vin brûlé per tutti la prepareva. Quindi qui non c'è una rima ben corretta, quindi dobbiamo decidere impasteva-prepareva o impastava-preparava. E qui andiamo avanti. «E in la cosina della barberina col tavolin del giulio ghera il Luca che feva il cagliere, pareva proprio il suo mister, la lena la fileva la lana con la molinela e con dogroste de polenta en la scarsela». Ecco allora. «E in la cosina della barberina col tavolin…» Ecco, il «tavolin» forse sarebbe il caso di metterci un accento sulla «i» ma non è proprio necessario, del Giulio, Ghera, stesso discorso di prima, Ghera con l'apostrofo, ecco, Ghera e Luca, il solito discorso, c'è la A e c'è la E, cade la E perché si pronuncia Ghera e Luca, non Ghera e Luca, Ghera e Luca, che feva il Calier, stesso discorso, che feva il Calier, quindi cade la E di El Calier naturalmente, un accento fonico aperto, mentre nella forma sbagliata c'era l'accento fonico chiuso. Pareva propri, a volte si scrive propri e il so mistero, anche qua scontro fra la i e la e, pareva proprio il so mister. So, ecco, per distinguerlo dal so voce del verbo sapere, correbbe metterci un bel accento fonico chiuso so. Ecco, qui vedete mister con la i aperta. Non è il mistero, il suo mistero, cioè il suo lavoro, il mistero. Quindi ci va l'accento fonico chiuso e chiusa. La lena, la fileva, la lana con la molinella. Molinella non è necessario metterci l'accento. E con do, ecco, do, per distinguerlo dal do, voce del verbotare, ci andrebbe magari un accento fonico chiuso. Con do grosso e de polenta... E la scarsella, stesso discorso di prima, A ed E polenta en la, quindi la e cade, te polenta la scarsella. Andiamo avanti. La dolores tutta ciapada, ciapada, la lana la uciava, la feva i calcetti per il soberto che senta in den cantom e batteva il fer col suo silom. Quindi la dolores tutta ciapada, vedete, ha messo l'accento sulla prima A. In realtà va sulla seconda ciapada. La lana la uciava, anche qui non, potrebbe anche non mettersi, mettersi l'accento, però. La feva i calzetti per il so, vi ho detto prima, so, distinguiamolo dal so, voce del verbo sapere. Quindi mettiamoci un accento fonico chiuso. Che senta en den canton. Stesso discorso, la e cade, che sentan den canton. Ecco, lì c'è l'accento aperto, cantom. Invece noi lo mettiamo chiuso, cantom. E il bateva, qui ha messo l'accento sulla A, invece andrebbe sulla E, ma non serve, bateva, si legge bateva anche senza bisogno dell'accento. E il fer, stesso discorso, A ed E cade la E. E il batteva il fer col so, sempre accento chiuso. Silom, non silom, e quindi un accento fonico chiuso, non aperto. Andiamo avanti. Al bank del Marangon ghera lezio, el feva zicole dal bom. Al bank del Marangon ghera che il feva zicole dal bom. Quindi, al bank, ecco, non serve metterci l'accento sulla A, perché bank si legge bank. Ecco, qualcuno ci metterebbe la H, secondo l'insegnamento del Fox. Floriani non lo mette, quindi non lo mettiamo neanche noi. Del marangom, eh no, del marangom, del marangon, quindi l'accento fonico aperto va cambiato con l'accento fonico chiuso. Ghera, l'abbiamo detto prima, si può mettere l'apostrofo, Lezio. Che el, niente, la seconda E cade, che il feva, quindi cade la E, si mette l'apostrofo che il feva, zicole e anche qui vedete stranamente addirittura due accenti. Nella stessa parola dal bom, quindi va vale l'accento solo sulla o ed un accento fonico aperto. Andiamo avanti, siamo ormai verso la fine. Abbiate un po' di pazienza, vi eh, ho detto oggi puntata didattica. Intanto che il Daniele sulla forgia e il carbone il metteva, e il Gianni per tenirla rossa il pedaleva. Pareva Moser quando la nago il feva. Intanto, ve l'ho detto prima: tutta una parola. Ecco, che il Daniele può benissimo essere scritto così, ma si potrebbe anche scrivere che apostrofo el, cioè che il Daniele sulla forza il carbon, ecco, a e, cade la e di el, carbon va benissimo la ho chiusa, el metteva, e Gianni per tenirla rossa il pedaleva e va benissimo, pareva Moser quando la nago, el feva, ecco, cade o ed e cade la E, quindi pareva Moser quando la Nago il feva. Ecco, mi piace rimarcare questo fatto del Moser. Io mi ricordo quando ragazzino e veniva l'Aldo Moser ad Arco, eh, ospite di qualche eh, famiglia, e ero stato anch'io a vedere l'Aldo. Eh, noi dicevamo Aldo Moser, Francesco Moser. Poi, stranamente, a livello nazionale il Francesco Moser è diventato Francesco Moser ma noi dicevamo sempre l'aldomoser. E poi vedete qui questa rima, pedaleva, prima vi ricordate c'era a ah, pedalava, eh. e qui invece giustamente pedaleva e quindi il feva. E chiudiamo, dopo aver pasà tutti i nostri paesi in procession, se a messa per la benedizione. Ecco, vi ho letto come è scritto, dopo aver pasà... Tutti i nostri paesi in procession, semnaia messa per la benedizione. Ecco, dopo aver passato, ecco, andrebbero messe due S per rendere la S dura: tutti, beh, chiaramente con una sola T, i nostri, i nostri, è eh, bello che qua, paesi, ecco, anche qui c'è la I e la E, cade la seconda, cade la E, quindi i paesi in procession, ecco, mi raccomando, doppia S, non procession procession e poi la O chiusa, non procession. Sem, non sem, come è scritto nel, nella parte nei versi sbagliati, sem con la o, E chiusa, nai, beh, nai si legge nai, non serve metterci l'accento, a messa per la benedizion, ecco qui è stata messa stranamente benedizion sulla I, invece l'accento va sulla O, benedizion, quindi un altro bello accento fonico chiuso. Bene, sono arrivato veramente alla fine. Questo per farvi capire che quando si scrive in dialetto insomma, bisogna seguire alcune regole. Su alcune ci sono un po' divergenze. Alcuni scrivono in un modo, vedete il foc, con l'h, senza h, ma comunque. Quello che mi preme farvi capire è che quando uno si accinge a scrivere poesie in dialetto e le vuole pubblicare, le vuole insomma, diventare di dominio pubblico, deve cercare di curare particolarmente anche la forma. E per fare questo bisogna un po', non dico studiare, insomma, ma insomma, approfondire l'argomento. E io cerco di aiutare, insomma, un po' per quel che riesco a fare, a far capire alcune regole appunto per quanto riguarda la scrittura dialettale. Bene. Ribadita l'importanza della scrittura del dialetto, mi scuso per la noiosità dell'argomento, ma ogni tanto devo presentarmi qui sempre con la solita lavagnetta. Naturalmente vi saluto, vi aspetto alla prossima puntata, ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao e arrivederci.